Ben 150 atleti provenienti da 9 regioni italiane: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Piemonte, Lazio, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. 24 squadre in gara, di cui 4 campane. Numeri importanti, quelli del terzo torneo Grand Prix di badminton Victor Luca Celeste, tenutosi al palazzetto dello sport di Ariano Irpino. È stata veramente una bella manifestazione di alto livello, perché poi ci stanno squadre di Milano che hanno dominato un po' in tutte le categorie. Ci c'erano ragazze che, nonostante la giovane età, giocavano nei seniors, quindi campionessi italiani. Veramente si è disputato un torneo veramente ad altissimo livello. Come ha trovato gli atleti dell'ABC Celeste? No, gli atleti dell'ABC Celeste hanno giocato, alcuni sono arrivati pure terzi nel doppio maschile, doppio misto. Ma confrontandoci con certe realtà come Milano, Bolzano, Lazio, si sono trovati un po' in difficoltà, perché là, avendo le strutture, si allenano quasi tutti i giorni, hanno allenatori personalizzati, allenatori pure cinesi, rumeni, quindi hanno più spazio. Ad Avellino mancano un po' le strutture, ci vorrebbe una struttura a tempo pieno. Ci vorrebbe. Comunque non è andata male. Per quanto riguarda i prossimi obiettivi, quali saranno? No, il prossimo obiettivo, ci sta il circuito del 25 novembre a Napoli, Under Campania, e poi ci sarà al 2 dicembre ci sarà il circuito doppio sempre in Campania, e poi ci saranno vari tornei. Prima di Natale ci sarà un torneo a Ponte Cagnano.